Dario, ovviamente potranno seguirci anche online le persone che sono collegate grazie a Massimo di Genova che ci sta facendo la regia da questa mattina, faremo un esperimento tutti insieme dove ho chiesto appunto il vostro contributo diretto in maniera molto rapida, molto veloce per essere partecipi e per cercare di dimostrare che cosa succede quando la parola viene data realmente ai cittadini, quindi quali sono i risultati che si possono ottenere. Siamo un pochino anche noi parte di questo esperimento, abbiamo attinto quelle che sono le istruzioni, quelle che sono le indicazioni da Paolo Michelotto, quindi per gli approfondimenti relativi a democrazia diretta vi suggerisco anche di visitare il sito proprio di Paolo Michelotto. Abbiamo letto diversi testi, tra cui anche Thomas Benedicker, ci sono diversi autori che portano esempi di come questa democrazia diretta può funzionare e quali sono i risultati che può dare. Oggi appunto parlerò un pochetto, diciamo così, ma cercheremo di fare tutti insieme, appunto grazie a Dario. Sono contenta del fatto che il mio intervento arriva dopo quello del signoraggio, che è uno dei tanti temi dei quali tra l'altro cerchiamo di occuparci, rispetto ai quali cerchiamo di sapere, di conoscere, anche perché come obiettivo ci stiamo dando quello un pochino di essere informati, di sapere, di conoscere, per essere un pochino più liberi, o quantomeno per essere capaci di ottenere quella consapevolezza che ci porta a formarci dei giudizi liberi, non condizionati. Ovviamente, stando all'attuale panorama italiano, voi mi direte una parola a dire liberi. E non voglio semplicemente fare riferimento ad un governo piuttosto che l'altro, non mi interessa. E onestamente, visto come lavorano in soluzione di continuità, sarebbe veramente una perdita di tempo. Quello che mi interessa è riuscire a dimostrare che esiste la possibilità di uscirne. Prima c'era una signora che diceva, vabbè, come se ne esce? Cioè non c'è possibilità, come non usciamo? Teoricamente, se restiamo nel circuito chiuso del delegare la responsabilità e nel avere oggettivamente quel, scusate il termine, epiteto di cittadino solo quando dobbiamo usare la matita per fare la croce, oltretutto su delle liste chiuse che delle oligarchie di partito hanno deciso di presentarci, se questa è democrazia, signore mio, non si esce. E allora cerchiamo di dimostrare che le alternative ci sono, esistono, ma che per ottenerle non possiamo né delegare né firmare, è il caso di dire, del cambiare in bianco, perché stiamo mettendo il nostro futuro, le nostre vite, questo paese, il pianeta intero, non è semplicemente per parlare dei massimi sistemi, nelle mani di un gruppo di burattinai e di superpoteri e di lobby che stanno condizionando anche la vita della studentessa universitaria, della casalinga che va a fare la spesa, dell'impiegato piuttosto che dell'operaio. Siamo tutti insieme, purtroppo, sulla stessa barca ed è una barca che sta andando a sbattere. O ci mettiamo nell'ordine di idee che tutti insieme saltiamo su una scialuppa e cominciamo ad allontanarci, oppure non c'è verso. Allora, vediamo quali sono gli strumenti per allontanarci. Uno dice, vabbè, abbiamo la Costituzione. La Costituzione italiana dice che il popolo è sovrano. E allora, consentitemi di aprire e chiudere una parentesi, faccio velocissimamente questo. Non è l'unico articolo della nostra Costituzione che è bellamente, allegramente calpestato quotidianamente. E credo che oggettivamente se dovessimo andare a guardare dentro ai termini, la realtà dei termini, forse il popolo sovrano in Italia non l'è mai stato. E non voglio pensare che sia solo questione di una sorta di retaggio condizionato, socio-culturale, potremmo ragionarne a lungo di questa cosa, a partire da quanto sostiene Scarpinato, per cui gli italiani, così come parte del popolo mediterraneo, dei paesi latini se non altro, ha subito una forte ingerenza da parte delle modalità della Chiesa cattolica in particolare, per cui attraverso l'indulgenza qualsiasi comportamento corrotto o qualsiasi comunque malaffare può essere risanato semplicemente attraverso come dire, il pagamento del perdono, dell'indulgenza. Quindi non è solo questione di un mettersi a posto le coscienze rispetto ad atteggiamenti che sono di fatto corrotti e di malaffare, è un qualcosa di più viscerale, di più profondo, che effettivamente ha permeato la nostra società. Decidiamo insieme di cambiarla. In che modo? Mettendo dei paletti a questi poteri forti.
poi non le dette in faccia, ma anche quelle iniziative come quella di oggi, dove uno mi può dire, vabbè, mettiamo insieme una cozzaglia di tematiche, eccetera. Sono tutte tematiche perfettamente collegate dal fatto che esistono delle alternative a quello che il sistema ci impone di pensare, di fare, di mangiare, di vivere, di pagare. Che esistono delle alternative. E non è per dire noi siamo contro, ma è per dire che tipo di proposte elaboriamo insieme. E non mi interessa, per quanto riguarda la democrazia diretta, se queste pratiche le vogliamo chiamare DD, democrazia diretta, le vogliamo chiamare sovranità popolare, le vogliamo chiamare democrazia partecipata, non mi interessa onestamente il nome. Mi interessa che noi tutti insieme si possa lavorare per realizzare questi meccanismi. Nel nostro piccolino, noi come movimenti ce lo siamo già date come regola interna. Internamente nelle nostre assemblee cerchiamo di attuare e praticare la democrazia diretta e la chiediamo e la esigiamo anche per quanto riguarda le istituzioni, per quanto riguarda le strutture di questo Stato. Perché appunto non è vero che lo Stato siamo noi, lo Stato sono loro e se lo tengono bene in mano. E per loro di nuovo non intendo governo, ma intendo, passatemi il termine molto fra virgolette, potere forte, mi piacerebbe chiamare per nome, ma qualche nome e cognome già viaggiato negli interventi precedenti, finiamo voi sempre a quei rivoli, a quei canali. Entriamo con i piedi nel piatto, quindi. Qual è il potere di questa democrazia diretta? Ovunque, io mi sono sentita dire, vabbè, voi mi dite di andare a votare, voi mi dite di partecipare, ma cosa conta? Tanto decidono loro. Cominciamo a decidere noi. E non significa ribaltare o rovesciare la democrazia, sostituire una democrazia rappresentativa, perché vi faccio un esempio banalissimo, si può andare a votare, preferibilmente con delle liste rispetto alle quali sia perlomeno da mettere una preferenza, indicare una preferenza, non liste chiuse, invece in Italia abbiamo le nostre belle liste bloccate, più un programma che si compra a scatola chiusa, un pacchetto completo, mentre magari ci possono essere cose che piacciono e cose che non piacciono di quelli insieme. Avremmo pure la possibilità, certo, di eleggere dei rappresentanti che in un periodo determinato di tempo dovrebbero svolgere le funzioni del governo della cosa pubblica, dello Stato, dell'amministrazione. Nel frattempo però io cittadino, come avviene in altre realtà, dovrei avere un paio di strumenti, giusto per indicarne due, che mi sono efficaci per fare delle proposte e per proporre delle leggi. Un referendum che abbia quindi capacità decisionale, che non sia solo per cancellare o semplicemente per avere un'opinione, quindi non solo referendum abrogativo o consultivo, ma dei referendum anche propositivi, deliberativi, senza quorum. Perché se io so che quel determinato referendum per avere validità deve raggiungere il 50% dei votanti, vabbè, è chiaro, molti, cioè il partito più forte quando c'è un referendum è sempre quello del non voto, non del sì o del no, del non voto, che tanto il giochino è bello fatto. Chi è che lavora per un referendum se non il comitato che vuole effettivamente abrogare un determinato punto, una determinata proposta? Quindi cominciamo ad avere degli strumenti che siano efficaci, come un referendum senza quorum, deliberativo, propositivo, lì si gioca sui termini, che possa decidere che tipo di legge, che tipo di proposta portare avanti. Stessa cosa dell'iniziativa, io nel frattempo, come cittadino, se supportato da altri cittadini insieme a me, posso proporre una legge, una posizione, un'iniziativa che sia anche osteggiata dal mio governo, ma come cittadino dobbiamo avere la possibilità di farla valere. Questo non è un libro utopico, poi vi dirà meglio Dario. Esistono già dei casi dove questo viene praticato. È chiaro che restiamo nel contesto italiano, dove, per carità, tre elementi fondamentali potrebbero fare la differenza: la ricchezza, l'educazione e l'informazione. La ricchezza, se io non dipendo economicamente da nessuno, o meglio, come cade in Italia, se non devo dire tengo famiglia, non essere costretto al ricatto economico, lavorativo, psicologico, emotivo da parte dei partiti, di queste oligarchie, partiti che delle loro clientele, spesso masso, mafio, malavitose, ce le metto tutte perché ormai non si capisce più chi ha contaminato chi e cosa. Beh, ecco, se potessi, diciamo, avere la possibilità di essere indipendenti, di non essere ricattabile, potrei anche avere un giudizio ed esprimere
un'opinione politica senza dover rispondere ad altri condizionamenti. Seconda cosa, l'educazione. Se io sono messa in condizione di conoscere, di acculturarmi, di sapere, di avere informazioni su un determinato meccanismo, posso anche operare per il meglio quando sono chiamata a svolgere il mio compito di cittadino, ad essere cittadino sovrano della mia realtà, del mio paese. Per l'informazione, internet, stanno cercando di